Raga, che famo? Lo iniziamo sto The Last of Us? Allora ragazzi, ho pubblicato un sondaggio su Instagram dove vi ho chiesto quale gioco avrei potuto portare dopo GTA 4. Vi ho dato più o meno una lista di 12-13 giochi, tra cui Red Dead Redemption 2, rifare GTA 5 per PS5, riprendere Assassin's Creed Valhalla, riprendere Assassin's Creed Unity. Veramente era una marea di videogiochi. Ed è sondaggio emerso che voi abbiate votato The Last of Us Parte 2. Ammesso che questo gioco io ce l'ho e sta di là, io per correttezza non posso giocare The Last of Us 2 senza aver giocato l'1. Mi torna la cosa. Al che ce l'ho fatta racimolare al prezzo di 0 euro The Last of Us Parte 1. Come ho fatto, basta essere abbonati a PS Plus e c'è incluso. Detto questo, io faccio partire la live e ci addentriamo nel mondo di The Last of Us. Sarà il videogioco che ci accompagnerà nelle prossime settimane. Ok, dai, iniziamo. Vabbè, direi che la lingua è piuttosto basilare. Ovviamente ci sarà anche lo spin-off Left Behind, che lo faremo più tardi. Questo mi spaventa tantissimo, ragazzi, quindi direi che va fatto normale. Come tutti i videogiochi che faccio, non sono un pro player. Vamoci piano. Sì, Tommy, ascoltami. È il committente. È lui il committente. Oh, Joel. Per questo lavoro. Sì, lo capisco, ma... Ok, ne parliamo domattina, ok? Ne parliamo domattina. Sì, ciao. Ehi. Fatela. Ehi. Giornata al lavoro, eh? Che fai ancora sveglia? È tardi. Oh, cavolo, che ora è? Dovresti già essere a letto. Ma è ancora oggi. Tesoro, ti prego. Furbetta lei, eh? Forse cioè, tutti i torti non li ha. Tieni. Che cos'è? Il tuo compleanno? Ti lamentavi del tuo vecchio orologio. Così ho pensato... Deciso di rubarlo. Ti piace? Di andare a Napoli. No, mi dissocio completamente da tutto ciò. Credo che sia rotto. Non... Cosa? No. Uh-huh. Dove hai preso i soldi per questo? A Napoli. Vanno forte le droghe pesanti. Ah, bene, allora puoi iniziare a aiutarmi col mutuo. Visto? Visto? Sì, ti piacerebbe. Bellina la figliola, però. Giusto, era tipo il 2013, quindi c'erano ancora quei cellulari lì. Pronto? Sara, tesoro, corri a chiamare papà. Zio Tommy, che ore sono? Devo parlargli, ci sono dei... C'è il coronavirus che sta impestando il mondo intero. Siamo a Codogno. È lì che è stato ambientato The Last of Us, in realtà. Loro ci mentiscono con tutta questa America, questo Seattle, queste cose, ma in realtà era Codogno. Richiamiamo segreteria telefonica. Il telefono è morto. Scatto la risposta raddoppio della bolletta. Fa senso però vedere la bambina inquadrata da dietro e tipo non c'è il cameraman dietro di lei. È inquietantissimo, giuro. Ok, la prima di uscire facciamo un'ispezione per camera. Cavolo, mi sono scordata di darglielo. Cos'è? Dietro gli auguri? Sì. Minchia, che orecchie. Che occhio che c'ho. Ma si può leggere sta merda?
No, non si può leggere. È vero, odio, per l'età forse è un pochino presto per saper leggere. Mi dissocio completamente. C'è un bel amplificatore, assomiglia a un Ampeg sto qui. Meglio a farla ruggine, cioè ventimelo piuttosto, no? Papà! Può fare tutto bello tranquillo. Beato pacifico. Qua arcesso che c'è? Ah, non è arcesso. Ah sì, è il gesso. Perfetto. Giustamente quando non c'erano gli smartphone ci si portavano queste cose a cagare, no? Infezione misteriosa 300%. First time? No, vabbè, ora non si può paragonare questo al coronavirus. Però è anche vero che il coronavirus sono morti reali e queste sono morti finte. Quindi insomma un 50 e 50. Però diciamo che esattamente come quello che è venuto dopo, come si chiama? Che l'ho anche streamato, Days Gone. Hanno detto più di qualcosa, zone di quarantena. Sì, in questo modo legate all'epidemia che ha colpito la nazione. Dove diavolo sei? Secondo le segnalazioni. Magari lo stesso papà che poi ti dice di spegnere la TV mentre dormi, se no consuma corrente. A quanto pare alle nostre spalle sta accadendo. Salta il segnale. Cazzo è? Papà? Papà? Ma povera bambina, ma almeno digli che esci! No, non lo fa. Ovviamente ci sono gli infetti e chi è che corre? La polizia. Ha senso. Lì c'è il suo telefono. Ancora lo zio. 8 chiamate senza risposta. Dove diavolo sei? Minchia, manco mia madre quando non mi vedeva rincasare da 3 ore. Arrivando. Per meno di un Blackberry. Tornerò tardi. Go ahead e ordina cibo. Ci vediamo nella mattina. O meglio, ci vediamo domattina. Allora, qua abbiamo già ispezionato ogni cosa. Lì è la porta d'uscita, quindi non credo proprio che il gioco ci permetta di aprirla. Tanto meno questa. Minchia, quanto è inquietante quell'altalena lì. Sembra un'anguilla appesa al contrario. Eccoti qui. Sara, stai bene? Sì. È entrato qualcuno? No, chi dovrebbe entrare? Anche tu potevi chiudere la porta, no? Resta indietro. Papà, mi stai spaventando. Che succede? Sono i Cooper. C'è qualcosa di strano. Forse sono malati. Come malati? Oddio. Jimmy! Papà! Tesoro, qui, vieni. Dimmi, ti avverto. Sì, vabbè, che cazzo di forza c'ha? Vai, vai. Mi è sparato. Sara. No, gli ho fatto una carezza. Qualcosa di brutto. Dobbiamo andarcene da qui. Mi hai capito? Sì. Tommy, dai. Dai. Dove diavolo eri? Hai idea di cosa stia succedendo? Ne ho una vaga idea. Porca troia. No, in realtà no, però dici di sì. Metà della gente della città ha perso la testa. Possiamo andare via? È una specie di parassita. Mi dici che è successo? Più tardi. Ehi, Sara. Come va, piccolina? Sto bene. Di merda. Ascoltiamo la radio. Sì, certo. Grazie. Sempre meglio. Prima il giornalista non la finiva più.
andare a fanculo. L'esercito sbarra l'autostrada. La contea di Travis è inaccessibile. Significa che dobbiamo andarci. Prendi la seta al tuo, sto andando là. Quanti sono morti? Forse tanti. Hanno trovato una famiglia fatta a pezzi in casa. Già. 4.000 casi al giorno. Indice di positività al 14%. Merda, com'è successo? Non ne hanno idea. Non siamo l'unica città. All'inizio dicevano che era il sud, ora parlano della costa est e della ovest. Porca troia. Quella è la fattoria di Lewis. Spero sia riuscito a scappare. Ne sono certo. Siamo malati? Oh, certo che no. Come lo sai? Dicono che siano... Sì, abbiamo la demenza senile. Hai ragione, è così. Siamo a posto, fidati. Ok. Vediamo che gli serve. Che diavolo stai facendo? Guida. Hanno una bambina. Fra, non lo fare. Anche no. Ma abbiamo spazio. Hey. Tira dritto, Tommy. Bravo. Sai cosa ho visto? Passerà qualcun altro. Si vede che comunque è un videogioco del 2013, cioè palesissimo. Però poi quando arriverà quello del 2020 ci si diverte. Diciamo che sono un po' deludenti come si muovono le macchine, però vabbè, capibile. Non è un gioco di Gran Turismo, quindi lo perdoniamo. Beh, si può fare marcia indietro. Ehi, che cazzo, amico, andiamo! Oh, cazzo! Tommy! Porca troia! Cosa cazzo è successo? Hai visto? Sì, ho visto. Hai visto? Gira qui. No, sono cieca. Forza, andiamo. Da cosa scappano? Andiamoci via. Ci provo. Non possiamo fermarci, Tommy. Non posso passargli sopra. Scappano dalle guerre. Là, 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 aspetta. Vai. Poteva passare un pochino prima, no? Papà. Ehi. Cosa? Me lo sta massacrando! Indietro. Vai, prendilo a calci quello stronzo. Oh merda. Dov'è fratello? Grande. Papà. Sono qui. Forza, dammi la mano. Papà, te lo stanno per ammazzare, papà. Fa male. Fa male. Dobbiamo correre. Oh cazzo. Tu tienici al secondo. Sono piccola. Tieniti forte. Ok. Dai, cominciamo questa corsa da 100 metrista. Tieni gli occhi chiusi, tesoro. Oh cazzo, via di qua. Dei coglioni. Non guarda. Anche voi con... Spostatevi. Continua a guardare me, piccolo. Sì, vabbè. Ok che c'è tipo una pandemia in corso, ma... Anche la gente non sa più guidare. No, aspetta, devo capire un attimo una cosa. Da questa parte, nel vicolo! No, oddio, sono un coglione. Sono un coglione, sono un coglione. Proprio certificato numero uno.
Ah, però questo non mi mangia. Fantastico. Ci siamo quasi. Quasi, piccolina. Muovetevi, trovate una via di uscita. Forza. Joel. Forza. Vai all'autostrada. Cosa? Vai, tu hai Sara. Io li seguito. Ci vediamo lì. Sbrigati. Di qua, su. Ci siamo qua. Adesso ragazzi ci sta una scena bruttissima. Chi conosce il gioco sa di cosa parlo. Sarà una scena bruttissima. E quindi non ve l'auguro. Per ora sembra vada tutto bene, ma poi in realtà... Ehi! Ci serve aiuto! Fermi! Ti prego! È mia figlia, penso che abbia una gamba rotta. Dove siete? Ok. Noi non siamo malati. Ho due civili qui sul perimetro esterno. Istruzioni? Papà e lo zio Tommy. Ti porto al sicuro e torno a cercarla, ok? Signore, c'è una ragazzina. Ma... Ah, sì, signore. Senti, abbiamo attraversato l'inferno. Ok, ci serve... Merda! Ecco. Vedo che è stronzo, però. Ti prego, no. Zio Tommy. Oh, no. Sara. Meno male dovrebbero difendere i civili. Così si dice, così si sa. Ascoltami, non lo so che fa male. Andrà tutto bene, piccola. Stai con me. Adesso ti alzo. Lo so, amore, so che fa male. Forza, amore. Ti prego, lo so, piccola, lo so. Sara. Amore. Triste. Triste. Non farmi questo. Forza, non farlo. No. Tocco. No. 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 Cioè, tra tutta la gente che... Tra tutti gli infetti... Proprio un soldato. Qualcuno direbbe, ma c'è da essere degli stronzi, però, eh. E comunque questo era il prologo di Last of Us. Il numero di decessi confermati ha superato i 200. Il governatore ha dichiarato lo stato d'emergenza. Centinaia e centinaia di corpi sulle strade. Il panico si è diffuso dopo che un rapporto trapelato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità ha mostrato che i vaccini testati sono inefficaci. Con i burocrati privati del potere possiamo prendere le misure necessarie per proteggere i cittadini. Los Angeles è ora l'ultima città in cui è stata dichiarata la legge marziale. A tutti i residenti è richiesto di fare rapporto alle zone di quarantena. I disordini proseguono da 3 giorni consecutivi e le razioni invernali sono ai minimi storici. Un gruppo che si fa chiamare Le Luci ha rivendicato la paternità di entrambi gli attacchi. Lo statuto pubblico richiede il... Le Luci sarà un... Nuove manifestazioni sono un punto fondamentale di questa storia. Assunti membri delle Luci. Potete ancora ribellarvi con noi. Ricordate, se non siete un buio, cercate le luci. Credete nelle luci.